questa 30ª domenica del tempo ordinario, anno B, troviamo un invito fortissimo ad avere fede, una fede che ci chiede anche di entrare con coraggio nel rapporto con Gesù che salva. Un miracolo davvero speciale che Gesù compie guarendo un cieco, Bartimeo. Ma mentre lo guarisce, e anche la chiamata di questo cieco è interessante, è bella, perché lui grida: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E tanto che Gesù si ferma, chiamatelo. Che bello questo chiamatelo, e la gente attorno che dice: coraggio, alzati, ti chiama il maestro, ti chiama il Messia. È una chiamata che fa riferimento anche alla prima lettura. C'è una chiamata di tutto il popolo di Israele che è schiavo a Babilonia, ma c'è una chiamata che lo fa ritornare libero, e Israele ricorda la liberazione che Dio ha compiuto attraverso Mosè dall'Egitto. È bello sentirsi chiamati da Gesù. E Gesù dice a questo cieco: che cosa vuoi che io faccia per te? Ricordate domenica scorsa: che cosa volete che io faccia per voi? Ora, cosa vuoi che io faccia per te? E Gesù sembra quasi dirci costantemente: guarda che io voglio esaudire ogni tuo desiderio, voglio che la tua vita sia felice, che tu sappia che Dio si prende cura di te, anche se sei cieco, anche se sei nella sofferenza. Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. La tua fede. Ma il miracolo l'ha compiuto Gesù. Perché dice la tua fede? Allora comprendiamo che è vero che è Dio che fa i miracoli, è Cristo che compie i miracoli attorno a sé, ma chiede la fede alle persone per cui interviene, chiede la fede a ciascuno di noi. Senza la nostra fede Dio non può compiere miracoli. Abbiamo la tremenda possibilità di soffocare lo spirito. Ricordate quando a Nazaret i Vangeli dicono: non poté fare molti miracoli a causa della loro poca fede. E anche quando tutto sembra contro di noi, quando Satana fa di tutto per scoraggiarci e per dirci: vedi, non è cambiato nulla, vedi, il Signore non ti ascolta, non si prende cura di te, noi invece crediamo, sappiamo, Signore, che tu ci ascolti sempre, che tu ci esaudisci sempre. Certo, noi non dobbiamo nella preghiera dare anche a Dio la soluzione: Signore, fai così e così. No, non siamo noi che diamo gli ordini a Dio. La fede. Non c'è nessuno che si sia fidato del Signore e sia rimasto deluso, dice la Scrittura. E un esempio incredibile di fede, di tenacia, di fedeltà, lo abbiamo proprio in Maria, la donna che ha creduto. Grande è la tua fede. Una donna che si è fidata totalmente del Signore, soltanto della sua parola: si compia in me la tua parola, mi fido di te, mi consegno a te, mi affido a te, avvenga in me ciò che tu desideri. Sia anche ciò che succederà nella nostra vita, perché permettiamo al Signore con la nostra fede di realizzarlo. Buona domenica a tutti!